Buongiorno ragazzi e ragazze, come state? Bentornati sul mio canale e benvenuti in questo mio nuovo video. All'interno del video di oggi vi voglio mostrare tre fragranze, o meglio, vi voglio raccontare tre fragranze che mi sono state inviate dalla mia amica Simona, qui su YouTube Viola Puro. Ho conosciuto Simona qualche tempo fa e ogni tanto con lei, ma anche con altre persone, con Franca, Terry, eccetera, eccetera, Max, Dario, eccetera, ci scambiamo dei piccoli pensierini, ecco. Simona mi aveva mandato di recente, a fine maggio, sette profumi e io ne ho studiati, diciamo, ne ho finiti quattro di quei sette e pensavo di raccontarvene oggi tre, perché di uno di quelli mi mancano le note, quindi ve ne vado a raccontare solo tre. Ovviamente mi sono presa appunti, quindi qui sotto ho tutte le mie annotazioni. Se mi vedete con lo sguardo, spostare lo sguardo è semplicemente perché sto leggendo tutto quello che mi sono segnata di questi profumi, tutto quello che è importante da dire su questi profumi. Allora, parliamo del primissimo profumo che si chiama Lazy Sunday Morning di Maison Martin Margiela, replica Maison Martin Margiela. Questo è un profumo del 2013 che fa parte della categoria floreale legnoso muschiato. Vi vado a leggere le note: aldeidi, pera e mughetto come note di testa, come note di cuore, iris, rosa e fiore d'arancio, come note di fondo, muschio, semi di ambretta e patchouli indonesiano. Allora, qui abbiamo un'apertura molto molto simile a Rumeur di Lanvin, che è un profumo che mi aveva mandato sempre Simona qualche tempo fa e che io comunque vi avevo già recensito sotto quel video, cioè sotto all'interno del video che si chiama 12 profumi finiti, le mie opinioni. Allora, qui si sente, in questa fragranza qui si sente tantissimo il mughetto, cosa che appunto lo rende molto simile a Rumeur di Lanvin. Oltre al mughetto si sentono gli aldeidi e si sente anche l'iris. È una fragranza briosa perché il mughetto è comunque ha comunque un profumo vivace, ecco, frizzantino, come dire. Però è anche una fragranza, la posso definire anche una fragranza retro, perché si sente questo sentore floreale dato appunto dall'iris. Quindi diciamo una fragranza che ha due anime, una briosa e una retro, una dovuta al mughetto, l'altra dovuta all'iris. È un profumo che ispira buone sensazioni, questo è quello che ho scritto io su Fragrantica, perché effettivamente quando me lo spruzzo, chiudo gli occhi, mi sembra di essere distesa su un prato, quindi distesa appunto su un prato in un parco, con le braccia dietro la testa, a guardare il cielo e a fantasticare un po' sulle nuvole. Questa è la prima immagine che mi è venuta in mente quando ho annusato questo profumo, quando comunque ho indossato questo profumo. È un profumo che ispira buonissime sensazioni. A me ispira questo relax da domenica, diciamo, al parco. È un profumo particolare, frizzante, ma un animo retro. A me piace un sacco e vi posso dire che il dry down, quindi diciamo che non ha grandi evoluzioni se non questo appunto, questi aldeidi, questo mughetto unito appunto all'iris, quindi un'anima vivace e un'anima retro unite insieme. Non ha grandi evoluzioni se non che nel dry down si sente questo sentore di bucato fresco, bucato appena lavato, che richiama un pochino, come mi diceva la mia amica Simona, me l'aveva detto, io non. All'inizio non sapevo perché appunto non conoscevo il profumo, mi aveva detto che secondo lei appunto sul finire di fragranza c'era questo sentore di bucato fresco e sapone di Marsiglia e devo dire che questo brio dovuto al mughetto mescolato con aldeidi e iris sa proprio, una volta che si è ben assestato sulla pelle, che quindi la pelle sprigiona il suo calore, sa proprio di bucato fresco, ha questa frizzantezza che sembra un po' il sapone di Marsiglia, più che altro il detersivo al sapone di Marsiglia. A me questo viene in mente, il detersivo proprio. È un profumo molto molto buono e sa proprio di spensieratezza, un profumo che consiglio assolutamente d'estate ma anche in primavera perché sa proprio di spensieratezza, un profumo brioso ma comunque anche tranquillo tutto sommato, per quelle domeniche, per quelle giornate in cui non si ha voglia di fare una mazza. Infatti sa di spensieratezza da domenica mattina, non a caso si chiama Lazy Sunday Morning, quindi pigra domenica mattina. Buono, a me piace tantissimo, l'ho usato con piacere. E devo dire che ha un bel sillage, mi è piaciuto veramente tanto, ovviamente grazie Simona, ma grazie per tutti i doni che mi hai fatto in questo periodo, ecco. Poi il secondo profumo che vi vado a raccontare si chiama Mimosa ed è Mimosa di Monotem. Qualche tempo fa io vi avevo detto, sempre qui sul canale, che cercavo dei profumi alla mimosa. Simona inizialmente mi aveva mandato la Mimosa di Fragonard, che vi ho appunto già recensito in quel video che si chiama 12 profumi finiti, e poi ovviamente per le pari opportunità ha deciso di mandarmi anche la Mimosa di Monotem.
Qui siamo di fronte a un solo in note perché non abbiamo una piramide complessa con più note, ma abbiamo proprio solo la nota della mimosa. Devo dire che non mi ha colpito particolarmente questa versione perché l'ho trovata una versione un po' anonima, nel senso che sa molto di mimosa annacquata, sa molto di umida, annacquata, piatta, statica. Questa mimosa qui di Monotem mi ricorda, annusandola, proprio quei rametti di mimosa che ti vengono regalati ovviamente alla festa della donna, ma ovviamente anche in altre occasioni è possibile, che voi li mettete appunto nel vasetto con un po' di acqua e stanno lì per giorni. Quando iniziano a stare lì 1 o 2 giorni, la mimosa è un fiore effimero, inizia ad avere questo odore un po' pungente, che tra l'altro è caratteristico della mimosa, però all'interno di questa fragranza, all'interno di questa composizione, questa sua natura pungente non è esaltata, non è accompagnata, non è valorizzata da nessun'altra nota olfattiva, per cui un po' si perde, rimane un po' piatta, un po' sa proprio di annacquato, di umido, di mimosa umida. Non mi piace per niente. Sì, è vero, ha una connotazione polverosa, perché la mimosa comunque ha questa sua connotazione polverosa, i fiori si spolverano quando poi iniziano ad andare. No, veramente da freschi si spolverano, perché da andati si raggrumano, scusatemi. No, non mi ha colpito particolarmente, ma proprio perché avevo già sentito la mimosa di Fragonard, che è una composizione così, così piacevole, così veritiera della mimosa, che sinceramente questa qui è una versione proprio molto molto basica, molto molto annacquata. Scusate, mi sto ripetendo, però proprio quando sento questa mimosa è finita, ma si sente ancora tantissimo, la sento molto molto annacquata, molto statica, molto bagnata, ecco, per cui non mi ha colpito. Non lo definirei una versione low cost, una versione cheap economica della mimosa di Fragonard, quanto piuttosto lo definisco un soli note mal pensato, perché mi hanno messo questa nota della mimosa così annacquata senza accompagnarla con altre note, altri fiori, altri legni, io poi non lo so, non sono profumiera, che potessero comunque esaltare la sua particolarità. Quindi devo dire che non mi ha colpito. Per chi cercasse un profumo alla mimosa, io consiglio Mimosa di Fragonard. I prezzi più o meno sono uguali, perché la mimosa, se non sbaglio, di Monotem sono 100 ml, costa 15 euro, se non sbaglio, mentre la mimosa di Fragonard dovrebbero essere 50 ml e costare 20 euro, 20 euro tondi. Quindi sinceramente, uno scarto di 5 euro, alla fine il prezzo è quello, non è così distante, non è così differente il prezzo tra una e l'altra. Per cui io, se posso, vi consiglio assolutamente la mimosa di Fragonard. Allora, come terzo profumo vi vado a raccontare questo qui, che si chiama Conchiglie Verdi ed è del marchio Il Profumiere Massimiliano Torti, un marchio di nicchia ovviamente di profumi, sempre stato inviato da Simona. E adesso ve lo vado a raccontare. È un profumo del 2002, mi sono stupita da quanto è vecchio questo profumo, ha 17 anni, ed è definito aromatico acquatico unisex. Sono assolutamente d'accordo. Vi vado a leggere le note. Deve essere arrivato Simone perché Panchi si è girato. Allora, come note di testa abbiamo cipresso, timo e note marine. Come note di cuore abbiamo legno di palissandro, mirto, cedro ed eliotropio. Come note di fondo abbiamo vaniglia, muschio e patchouli, se non sbaglio indonesiano, mi sembra che ci fosse scritto così. Bah. Comunque io non ce lo sento. Allora, questo è un profumo molto molto particolare che mi ha colpito tantissimo, l'ho centellinato, infatti ne ho ancora un po', mi è piaciuto veramente tanto, perché la prima volta che l'ho spruzzato, forse lo potete vedere anche nel video in cui vi mostro questi regalini che ho ricevuto, il primo momento in cui ho spruzzato questo profumo ho sentito un'apertura verde e amara e ho detto cavolo, ma è un profumo acquatico, come mai c'è questa apertura così verde? Mentre invece dopo l'assestamento sulla pelle, cioè quando, dopo l'apertura, quando il profumo si assesta sulla pelle, si assesta comunque sui vestiti, rivela, diciamo, la sua vera anima, che poi è un'anima acquatica, che sa appunto di acqua pulita, di un'anima ozonata, note marine, proprio il tipico profumo acquatico. Ha anche una connotazione algosa, quindi sa molto di alghe, e mi ricorda tantissimo, io direi che molto molto simile a Fiore dell'Onda di Erbolario, e credo che a sto punto Erbolario si sia ispirato a Conchiglie Verdi, visto che questo è più vecchio. È molto molto simile a Fiore dell'Onda dell'Erbolario, però ha diverse caratteristiche che lo rendono molto molto meglio, una spanna su, sicuramente essendo un profumo di nicchia costerà anche molto di più. Questo ha una persistenza infinita, cioè sui vestiti dura tantissimo, proprio una giornata, e dura
e dura tutte queste ore come se fosse appena spruzzato, quindi rimane sempre sempre fresco. Non è una fragranza che evolve più di tanto, nel senso che sentite questa apertura verde e poi queste note acquatiche tra alghe, appunto aria pulita, acqua pulita, ozono, eccetera, eccetera. Quindi sempre il richiamo al pulito ma anche all'acquatico. Non ha, vi stavo dicendo, non ha, è particolarmente... Scusatemi, non ha particolari evoluzioni di fragranza, però devo dire che rimane sempre molto molto fresco sui vestiti. Pure se vi prendete la maglia che avete messo ieri, l'hanno usata e sembra appena spruzzato, rimane sempre molto molto fresco, molto persistente. Ha un bellissimo sillage, bello ampio, avvolge completamente la figura e lascia questa scia marina, questa scia acquatica. Veramente un profumo che mi ha entusiasmato. Tra tutti quelli che mi ha mandato Simona, questo è il profumo che mi è piaciuto di più e mi ha colpito particolarmente. Ma l'avete forse, non so se avete letto la recensione che ho fatto su Fragrantica, ma anche lì ho dimostrato questo grande entusiasmo perché mi è veramente piaciuto tanto, tanto, tanto. Tra l'altro è un profumo che lo sento ovviamente adattissimo all'estate perché quando c'è afa, questo qui è un profumo in grado anche questo di sollevare un po' la persona, quindi di rinfrescare, da dare questa sensazione di pulito, di respiro. Molto, molto buono. È una fragranza ariosa, al contrario di Mimosa di Monotem che è piatta e statica, questa qui è una fragranza ariosa, quindi non opprime, ecco. Tra l'altro ha un bellissimo sillage, come vi dicevo prima, una grande persistenza, però non è disturbante, non è nauseante, rimane sempre molto fresco. Mi sono ripetuta, però è vero. La cosa bellissima di questo profumo acquatico, che tra l'altro me lo fa amare ancora di più, è che non presenta nessuna componente acidula, per cui è il top. Molto molto buono per tutti gli amanti come me di Fiore dell'Onda di Erbolario, a cui purtroppo quel profumo lì non dura addosso. Consiglio Conchiglie Verdi di Torti. Sicuramente è un profumo che costa tanto, io non ho idea del prezzo, però veramente merita. Se cercate una fragranza acquatica che duri tante ore e che vi faccia sentire proprio immerse in acqua pulita, aria pulita, in un'acqua ozonata, ecco, è veramente quello che fa per voi. A me è piaciuto tantissimo, lo sto centellinando e che ve lo dico a fare, ve lo straconsiglio. Ottimo. Spero di essermi riuscita a spiegar bene, spero di aver azzeccato anche tutti i tempi verbali, ma di questo nutro molti dubbi. Se conoscete i tal profumi, ovviamente scrivetemi la vostra impressione qui sotto nei commenti. Noi ci vediamo in un prossimo video e un abbraccio, un bacio. Ciao!